E qui nel Belvedere, principessa di Piemonte, che è andata in scena la cerimonia di matrimonio tra Marianna Pascale e Carlo Pasquale Gargiulo, cancelliere presso il Tribunale di Napoli, a fare da testimoni due persone di eccezione, quale l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la compagna Francesca Pascale. Una cerimonia molto riservata, appena 50 invitati, accolti chiaramente nella straordinaria bellezza di Ravello e della costiera amalfitana, dove l'ex premier è arrivato qui in auto, appena arrivato, alloggiato all'hotel Caruso, che ospiterà anche la cerimonia nuziale. Ha ricevuto in dono una natività da parte di un artigiano di Pagani. Noi abbiamo raccolto qualche testimonianza tra le persone, tra i curiosi, pochi, e i tantissimi giornalisti che erano qui per presenziare l'evento. Motivo di orgoglio, perché la costiera è un posto straordinario, una perla della nostra provincia, che si conferma un gioiello. E si conferma un gioiello per, non solo per la bellezza dei posti, ma anche per il garbo. Il Presidente, non c'è miglior vetrina che può offrire il Presidente Berlusconi, quindi oggi è un giorno di festa, un giorno di matrimonio, siamo qui per festeggiare. Con un personaggio così popolare come Silvio Berlusconi si è assistito comunque a un momento di massima compostezza da parte della città, c'erano più giornalisti che residenti, qualcuno che si affacciava anche timidamente dalle finestre, e questo testimonia appunto la grande forza di questo territorio, che sa, è consapevole di essere un territorio ospitale che deve garantire anche privacy e compostezza.